Buongiorno a tutti, sono Rossella Mura, presidente della sezione Sardegna, della Società Italiana di Pediatria e insieme al consiglio direttivo formato dal vicepresidente Osama Jamal e dai consiglieri Marta Balzarini, Maria Rita Frau, Maria Grazia Clemente, Carlo Ripoli e Enzo Cuddu, sono felice ed orgogliosa di contribuire stamattina a questa giornata di celebrazione di celebrazione dei pediatri e delle pediatre. E con questa sessione testimoniamo l'impegno di pediatri e delle pediatre della Sardegna nell'assistenza ai neonati, ai bambini e agli adolescenti della nostra regione. L'impegno ad essere interlocutori privilegiati delle famiglie nella difesa dello stato di salute delle giovani generazioni, interlocutore privilegiato qualche volta con maggiore difficoltà nei confronti delle istituzioni e impegnati nel difendere il diritto dei neonati, dei bambini e degli adolescenti ad avere anche nella nostra regione le cure migliori possibili, cosa che crediamo essere fermamente basato sul mantenimento dell'importanza della specificità delle cure pediatriche. Celebriamo questa giornata con tre relazioni, la prima di Maria Rita Frau sul tema della prevenzione, la seconda sulla nutrizione del professor Fanos e la terza invece sulla pandemia da SARS-CoV-2 tenuta dal dottor Giuseppe Masnata. Che pandemia da SARS-CoV-2 che sicuramente al netto di tutte le altre considerazioni che possiamo fare sull'argomento ha modificato il nostro modo di essere pediatri in Sardegna. A moderare questa giornata abbiamo chiamato il dottor Maurizio Zanda che dirige la struttura complessa di pediatria dell'ARNAS Brozzo di Cagliari e che è anche il responsabile del centro di riferimento per la fibrosicistica della nostra regione e che quindi è stato uno di quei professionisti impegnati in questo anno a mantenere un'attività assistenziale importante per pazienti fragili. L'altro moderatore è il dottor Antonio Qualbu, che invece dirige la pediatria di un importante ospedale della Sardegna e la pediatria e la patologia neonatale, una realtà pediatrica fondamentale per assicurare in un importante territorio della nostra regione appropriatezza e tempestività di interventi. Lascio la parola ai moderatori, vi auguro una buona mattina e ci vediamo alla fine delle relazioni per delle conclusioni finali. Buona giornata. Grazie Rossella, mi sentite? Mi sentite? Ok, Sì. sì, sono Antonio Qualbu, grazie Rossella della presentazione. Un caro saluto a tutti quanti sono collegati e intervengono in questa bellissima sessione. Il direttivo regionale SIP presieduto da Rossella ha lavorato in questi anni in maniera eccellente, portando anche rispecchiando quella che è anche l'attività della SIP nazionale. Ho visto una presenza in questi anni capillare e soprattutto influente a livello istituzionale. Sono i doveri della nostra società madre, mi pare che siano stati magistralmente espletati in questo lungo periodo e soprattutto in quest'ultimo anno di grande difficoltà per tutti. Per cui grazie Rossella, grazie a tutto il direttivo regionale SIP e al direttivo nazionale. Il dottor Zanda presenta il professor Fanos e cominciamo in ordine Inverso. alterno. Siete d'accordo? Vedete lo schermo, mi sentite? Sì, assolutamente. Adesso proviamo di nuovo, poi Va bene. mi dice che è impossibile condividere lo schermo, non so cosa sta succedendo. Prego Maurizio. Mi sentite? Sì, adesso aspettavo che ti dice lui. Allora, innanzitutto un saluto a tutti, un ringraziamento a Non Rossella so cosa è successo.
e al direttivo per il prezioso lavoro fatto in questo periodo. Il mio compito di moderatore è di presentare il relatore che inizierà adesso la sua relazione, è estremamente facile, il professor Fanos non ha certo bisogno di presentazioni. La sua relazione è stile di vita e la nutrizione, dal neonato all'adolescente. Prego, professor Fanos. Bene, buongiorno a tutti, grazie al dottor Zanda, grazie soprattutto alla Presidente, al Consiglio Direttivo per questo graditissimo invito, ma soprattutto per il lavoro molto prezioso, importante, efficace che ha fatto in tutto questo periodo in connessione con la SIP nazionale. Il titolo della mia relazione è Stile di vita e nutrizione dal neonato all'adolescente. In realtà mi sono permesso di fare una piccola aggiunta dal feto al neonato e all'adolescente. Questo per due motivi. Il primo, così più di carattere personale, visto che io mi occupo soprattutto di questa parte, ma soprattutto perché, come ha detto qualcuno, è meglio costruire un adulto sano dal grembo materno piuttosto che aggiustare un adulto che, insomma, è a pezzi e ha bisogno di manutenzione. Quindi è molto più semplice, molto più economico e molto più ergonomico costruire qualcosa dall'inizio. Questa è l'agenda della mia presentazione, ci sono diversi capitoli e avremo la possibilità, eventualmente, se dovessi tentare di sforare coi tempi, moderatemi, possiamo togliere tranquillamente una parte. E ho pensato di cominciare con 12 diapositive emozionali e in qualche modo ispiranti per introdurci all'argomento. Prima di tutto, le scritture via Malkirti: siamo una sola cosa con quello che mangiamo, l'hanno detto tantissimi anni fa e oggi sappiamo, anche attraverso le discipline omiche, esattamente lo stesso concetto, che noi siamo quello che mangiamo, se vogliamo estrapolare una frase. E sappiamo anche che la nutrizione è ciò che l'alimentazione è ciò che ci ha fatto diventare Homo sapiens nella storia dell'evoluzione, a partire dalla nutrizione della gravidanza, dal periodo della gravidanza e poi, che dire, dell'allattamento al seno, che è solamente non solo passaggio di proteine, lipidi, glucidi e tante altre cose che vedremo, ma l'unione psicofisica della madre e del neonato. E ovviamente sullo scenario generale ciò che ha reso possibile l'incremento del volume dell'encefalo all'interno della scatola cranica è la cottura dei cibi. Ancora vi faccio vedere il rapporto tra nutrizione perinatale e i disordini neuropsichiatrici. Qui ho fatto un focus sul modelli animali, uno perché è un articolo stupendo con dei bellissimi cartoons tipo questo, due perché sappiamo ancora molto poco realmente, diciamo, nell'uomo, nel neonato umano, nel feto umano, e quindi dobbiamo per il momento rifarci a questi studi. Un capitolo recentissimo, moltissime pagine, che sintetizza in maniera estremamente efficace il rapporto che c'è tra intestino, il nostro secondo cervello, e il vero e proprio cervello, il primo cervello. E che dire poi di questa pittrice, non poteva che essere una donna, che ha mirabilmente sintetizzato l'impatto del latte materno sul cervello del neonato, sulla ramificazione, sul connettoma, per usare una parola più tecnica, lo vedremo in seguito. I primi momenti della vita sono molto importanti. Ashley Widdowson ha rivoluzionato alcuni campi della pediatria e ha dimostrato che, diciamo, nell'animale che prende il latte materno c'è un aumento del volume degli enterociti del 42% nelle prime 24 ore, quindi il colostro è importantissimo. Infine, l'ultima delle 12 diapositive che volevo fossero introduttive ed emozionali e ispiranti, ricordiamoci che la parola è sempre stata interconnessa con il cibo e mangiare significa conoscere. Forse non ci rendiamo conto che nel nostro linguaggio quotidiano utilizziamo tantissime espressioni che adesso non ho il tempo di valutare, ma credo che siano interessanti perlomeno per una riflessione in questo senso: sete di sapere, fame di informazioni, divorare un libro, aneddoti piccanti, paragoni costosi e così via. Ma veniamo al developmental programming. Lifestyle, stile di vita, dice il titolo
della mia relazione, ed esiste anche la medicina dello stile di vita, lifestyle medicine, e vedete che viene riproposto questo concetto dell'initial design, che è fondamentale, cioè i primi momenti, il primo stoccaggio è importante per la salute dei bambini. E vedete che ancora una volta vengono prese in considerazione il primo cervello, il secondo cervello col suo microbiota intestinale e il terzo cervello, che altro non è che il sistema immunitario. Tutti conosciamo Bertolt Kolecko, che nel 2013 diceva che c'è un interplay tra il genotipo e tra il fenotipo. E vedete che lui introduceva il concetto anche della metabolomica, cioè della capacità di intercettare il fenotipo, ciò che noi siamo nell'interazione tra genoma e ambiente. E vedete che sia durante la vita fetale, sia durante la gravidanza, sia dopo la nascita, la nutrizione è un elemento molto importante, cioè la nutrizione è l'elemento epigenetico, dal greco epi, che vuol dire sto sopra la genetica, più importante. Quindi oggi sappiamo che per l'argomento di cui stiamo parlando, il periodo addirittura preconcezionale è molto importante. Qui ci sono diverse definizioni, tra quella classica, 3 mesi prima del concepimento, ma oggi, è come nella diapositiva introduttiva, c'è il concetto sempre più avvallato del 6 più 9 più 6, che vuol dire 6 mesi prima di rimanere incinta, i 9 mesi della gravidanza, se la gravidanza ovviamente va a termine, 6 mesi dopo la nascita, che corrispondono all'allattamento materno. E quindi è un periodo di grande vulnerabilità, ma eventualmente di grande opportunità. È stato chiamato in diversi modi i famosi 1000 giorni dal concepimento. Ecco, vedete che è interessante che i nostri 3 cervelli, cervello, secondo cervello, intestino e microbiota, e terzo cervello, sistema immune, maturano grosso modo a 3 anni. Quindi il 90% di ciò che noi siamo anche a livello del nostro cervello è ciò che eravamo a 3 anni. Quindi quel periodo è molto importante. Se succede qualcosa che è suscettibile di vulnerabilità, possiamo trasformarlo in una finestra invece di opportunità. Mi ha fatto piacere andare a scomodare i miei appunti di pediatria, di studente di pediatria, con uno dei maestri della pediatria, il professor Dino Gaburro, già presidente della Società Italiana di Pediatria. E questo è un schema dei miei appunti, genetica, ambiente. E nonostante non si sapesse nulla di epigenetica, questi grandi maestri avevano, come dire, ipotizzato, preconizzato l'importanza dell'alimentazione nell'ambito dell'epigenetica, nell'ambito del cerchio dell'ambiente, in pediatria. La pediatria, l'accrescimento è una marcia e non è una corsa, l'importanza dell'alimentazione. 2 messaggi tra i tanti: il primo pasto è come il primo respiro, vi ricordate i lavori della Widdopson? E poi sia la undernutrition sia la overnutrition sono entrambe situazioni di malnutrition. Questa è una diapositiva che il professor Chiarelli ha fatto una lettura magistrale al nostro corso di specializzazione in pediatria. Vedete che più o meno sono passati tanti anni, ma i concetti sono quelli. Ovviamente pesano molto di più gli ormoni, ne sappiamo molto di più, ma i concetti sono esattamente gli stessi. Non possiamo non ricordare David Barker, l'uomo che ha rivoluzionato la medicina. Non ha vinto il premio Nobel perché non gli interessava verosimilmente, ma l'uomo che ha anticipato l'esistenza e lui che ha anticipato i concetti del programming, del developmental origins of health and disease. E per dire l'importanza dell'epigenetica vi mostro solo questa diapositiva: 2 topi che hanno il 100% di genoma identico, hanno un diverso epigenoma, episto sopra il genoma, sono più importanti del genoma. Vedete che uno è obeso e con una colore del pelo completamente diverso, eppure hanno lo stesso identico patrimonio genetico. Bene, non vado nel dettaglio, ma David Barker ha ipotizzato i vari 3 periodi della gravidanza, situazioni di disagio e di stress, in questo caso proprio di iponutrizione, si associano a specifiche patologie in questi determinati ambiti. Vedete, il terzo trimestre c'è il problema importante di tutta la patologia cerebrale, perché è quello il momento in cui il cervello, diciamo, si sviluppa in maniera esponenziale. Tra le tante definizioni ho scelto questa, per quanto riguarda il perinatal programming, che una modificazione all'interno di una finestra di sviluppo determina poi un cambiamento di una traiettoria, sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo. È la copertina di Time, famosissima,
diciamo, coglie, cattura mirabilmente questo concetto, come i primi 9 mesi di vita modellano il resto della vostra vita. Per questo mi sono permesso di spostare il paletto più indietro, perché vengono accesi o spenti alcuni, diciamo, interruttori epigenetici, che sono poi l'acetilazione, accensione dei geni, la metilazione, mortificazione, regola mnemonica, spegnimento dei geni. E vado a ricordare questi lavori stupendi di Robert McCance, che ha lavorato, ha pubblicato un libro determinante per la storia della pediatria proprio con Eddie Widowson, per dire come nell'animale da esperimento una undernutrition, un problema di nutrizione in un'epoca precoce dello sviluppo, incide profondamente sullo sviluppo a lungo termine e non si recupererà mai più. Se invece io la stessa deprivazione energetico-calorica alimentare ce l'ho in periodo successivo dello sviluppo, è possibile il recupero, quella che noi conosciamo bene in pediatria, che è la catch-up growth. E oggi sappiamo che questa programmazione di quello che succederà nella vita futura è legata non solo agli ormoni, ma è legata anche ai mitocondri. I mitocondri sono l'energia, le centraline di energia dell'organismo. Quello che cambia per far sopravvivere il feto in una situazione di disagio cambia per sempre poi il modo di essere delle cellule, di tutte le nostre cellule messe insieme. Allora, un lavoro famoso di Cell dice: io sto mangiando per due, quindi la dieta dei genitori, nemmeno solo della mamma, sul metabolismo del nascituro. La past presidente, meglio, della Società Italiana di Medicina Perinatale, Irene Cettin di Milano, ha scritto: tu non devi mangiare per due, tu devi mangiare solo meglio. Tra l'altro l'aumento previsto è fino a un quarto delle calorie, e di queste il 40% vanno al feto e il 60% vanno alla mamma. E l'alimentazione è molto più importante della genetica tra i fattori epigenetici, nel senso che la genetica vale intorno al 10%, questo da lavori sperimentali, e l'alimentazione vale per il 60% di tutte le modificazioni che succederanno nell'organismo. Ringrazio Giulia Picari, che è una specializzanda del primo anno, che mi ha aiutato a fare alcune mappe mentali. I giovani sono bravissimi a fare questo, è il modo con cui dialogano all'interno dell'intelligenza artificiale, quindi speriamo che la nostra intelligenza, più quella artificiale, ci possa portare veramente a un upgrade di tanti concetti. Tutte cose che conosciamo molto bene tutti quanti. Io volevo sottolineare anche con questo bellissimo cartoon l'impatto anche del padre, che non è un attore non protagonista. Infatti il padre che beve, il padre che fuma, il padre che mangia in maniera scorretta, il padre che si droga, avrà un effetto epigenetico sullo spermatozoo, che poi andrà a centrare il bersaglio, con effetti epigenetici che durano per 2 generazioni. E oggi forse non tutti sanno, che invece dovrebbero saperlo, che basta anche una dieta ben fatta, che poi corrisponde al patrimonio dell'umanità, cioè la dieta mediterranea, per ridurre fino al 20%, 25% dei parti pretermine. Una dieta corretta durante la gravidanza è uno stile di vita magnifico per prevenire parti pretermine. Così anche la supplementazione di micronutrienti per prevenire i neonati basso peso e gli small for gestational age. E la presenza di una sovrappeso, obesità durante la gravidanza, pensate, aumenta il rischio per il nascituro di sviluppare l'obesità 3 volte rispetto ai figli di mamme non obese. E ancora, guardate questi valori di odds ratio in una casistica imponente di 226.000 e passa gravidanze. Tutti i fattori di rischio, non solo materni ma anche neonatali, delle mamme con obesità estrema, che chiaramente è un terreno da un punto di vista speculativo, scientifico, che consente di avere informazioni tra la ipernutrizione in queste terre estreme, poi si capisce cosa c'è nella terra di mezzo. Noi stiamo studiando con un gruppo molto ampio, abbiamo vinto anche un progetto europeo, lo stiamo portando avanti, un progetto nazionale CCM, il problema dei distruttori endocrini è un argomento molto importante. Diciamo, ci sono solo un centinaio di studi sull'uomo, ma ce ne sono 1.000 sugli animali, e ogni anno 20.000 sostanze vengono buttate nell'ambiente. C'è tutto un mondo da fare. Vi faccio vedere alcune sostanze con dei pannelli piuttosto forti, ma sono quelli delle campagne statunitensi, troppo giovane per bere, quindi attenzione, non è immaginabile, come si diceva una volta,
ma in fin dei conti un bicchiere di vino a tavola non ha mai fatto male a nessuno. Pensate che anche Jan Steen, che è un pittore fiammingo, lo si vede dalla luce, e in questo pannello che è conservato a Monaco, che ho avuto il piacere di vedere, in questo scritto c'è la frase il fringuello cinguetta come la madre, e tutti in questo caso, tutti bevono vino, guardate, bevono vino anche i bambini, bevono vino le nonne, tutti bevono il vino, e quindi il problema sarà poi l'impatto del vino sul cervello del neonato. Oggi sappiamo, con studi formidabili su migliaia di mamme, come qualsiasi livello di esposizione alcolica prenatale è associato con un disturbo dello sviluppo cerebrale, con studi veramente sofisticatissimi. E che dire del fumo? Quando tu fumi, così fa il tuo bambino, così fuma il tuo bambino. E ancora, alcune delle ragioni per smettere di fumare sono molto piccole, perché il fumo si associa ovviamente a un basso peso neonatale, con tutto quello che questo può comportare a livello degli organi. Allora, di fatto, fumare vuol dire bruciarsi i lobi frontali e il volume del cervelletto. Su questo non spendo molto tempo. Noi abbiamo studiato anche con la metabolomica, diciamo, questi argomenti, e addirittura si può, senza fare errori, capire quanto ha impattato il fumo rispetto ad altri fattori. E ancora, la prova provata che il fumo non fa bene al feto sono le immagini del feto. Ecco, queste sono alcune immagini riprese anche dai giornali, dai quotidiani nazionali. Ecco la sofferenza del feto quando la mamma fuma: il feto si copre gli occhi, non ne vuole sapere, e quando la mamma comincia a fumare si vede il disagio. Infine, negli ultimi tempi si sta studiando anche la caffeina, perché mentre a breve termine può associarsi a una riduzione del peso del neonato, a lungo termine si associa ad una obesità, per una serie di accensioni, appunto, di quegli interruttori epigenetici che abbiamo detto. E vediamo il neonato tra troppo poco e troppo. Questa diapositiva me l'ha regalata Timo Svaleas, la faccio sempre vedere all'inizio delle mie lezioni della Università in pediatria, crescita e sviluppo. Sapete molto, molto bene come me tutto questo, però ecco, è una sintesi molto precisa di tutto quello che succede, e è un andare a braccetto tra dimensioni, tra la forma e la funzione. Di fatto la forma e la forma degli organi, dimensioni degli organi, forma e funzione sono due facce della stessa medaglia. Quindi questi neonati, questo è un peso normale, questo è troppo poco, questo è troppo rispetto all'età gestazionale, che destino avranno, no? Diceva la canzone Zingara, dimmi che destino avrò. E la cosa incredibile, vi faccio vedere, la mamma che ha diabete, la mamma che ha obesità, la mamma che ha famine, quindi la carestia, insomma, la mamma che non raggiunge una qualità calorica, adesso ve la faccio vedere, depurata di cose in eccesso, guardate cosa provoca nel feto a distanza. Cose opposte, obesità e invece sottonutrizione, overnutrition, undernutrition, diabete, diabesity associati, le stesse cose. A distanza, diabete, obesità, malattie cardiovascolari. Cioè gli opposti danno le stesse cose. E oggi sappiamo questa curva U-shaped, tra il bambino troppo piccolo di peso e tra il bambino troppo grande di peso, il figlio di mamma diabetica, ed è responsabile di questa curva, di ciò che succede sia per quanto riguarda la mortalità, sia per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, l'insufficienza renale cronica, il diabete, ma anche le malattie neuropsichiatriche come l'autismo. Quindi nasce in medio stat virtus, nascere di peso normale garantisce protezione, perché nascere troppo poco di peso e nascere troppo di peso aumenta il rischio di tutte queste cose. Pensate che anche la placenta è a questo livello, cioè anche la placenta ha un rischio U-shaped, quindi il volume, il peso della placenta nell'universo hanno molto importante, guardate il titolo, è il centro dell'universo della malattia cronica. Poi tutto questo è legato a quei mitocondri di cui parlavamo all'inizio. Nei nostri studi metabolomici abbiamo dimostrato che esattamente questo concetto, perché il neonato che ha ipoglicemia
è quello che è sia troppo piccolo sia troppo grande, e questo è quello che spiega perché a distanza questi neonati avranno la malattia metabolica. Guardate questo studio metabolomico, senza entrare nel dettaglio, questa è la nuvola dei bambini di peso appropriato per l'età gestazionale, e nell'altra nuvola ci sono i troppo piccoli e i troppo grandi, e hanno una escrezione incredibile di mioinositolo, che è il secondo messaggero a livello citoplasmatico dell'insulina, con le famose valigette, come le chiamano gli statistici, lontanissime, sono due galassie lontanissime, non c'è sovrapposizione, 100% di specificità, 100% di sensibilità, cioè il sogno del clinico. Se immaginiamo di stare all'interno del grembo materno e la mamma ha un problema in termini di ripercussioni sul feto, di ritardo di crescita intrauterino, quello che succede al feto è un fenotipo risparmiatore, è l'immagine che ha coniato proprio David Barker, ma poi quello che succede, succede anche con effetti sulle generazioni successive, intergenerazionale. L'obiettivo non è uscire, nascere e uscire dalle mani dei neonatologi, della terapia intensiva, della patologia natale, ma l'obiettivo finale, da un punto di vista teleologico e finalistico, è la riproduzione. E la cosa più importante da un punto di vista clinico è il mismatch tra la domanda prenatale e la nutrizione postnatale. Se uno si è abituato a troppo poco, dopo la nascita i neonatologi noi facciamo, pensando di fare bene, l'aggressive nutrition, e questo può essere quello che fa precipitare verso la sindrome metabolica. Che dire sugli adolescenti? Lo stesso discorso tra il troppo poco e il troppo. Stunting sarebbe arresto della crescita, deficit di accrescimento. Guardate nel mondo che problema importante è un problema di cui dovremmo tutti farci carico in termini anche di asimmetria di come sono gestiti i bambini nel mondo, ma questi deficit riguardano anche i bambini dei paesi industrializzati. Qui siamo negli Stati Uniti e vedete che anche qui ci sono degli deficit inaspettati, inattesi, inabituali. Se poi andiamo a vedere quella che è su uno studio incredibile, che ha 200 paesi, 2000 e oltre studi, 65 milioni di partecipanti, guardate i colori diversi, completamente diversi, vi fanno vedere il diverso raggiungimento del target dell'altezza. E guardate cosa succede tra i vari paesi, quelli che sono gli adolescenti che raggiungono l'altezza maggiore sono quelli dell'Olanda, rispetto a quelli del Bangladesh, della Cambogia, dell'Indonesia. E questo è legato alle proteine. Guardate, qui sono le proteine di tipo animale. Cioè, più c'è un'introduzione di proteine animali, più c'è un'altezza finale, in questo caso nei maschi. Addirittura con valori di 10-12 centimetri alla fine della crescita. Quindi questi sono dati molto recenti di Ranon Shamir. Per quanto riguarda cosa fare, si può fare qualcosa, certo, l'utilizzo dei micronutrienti, per una volta vedete che i diamanti delle meta-analisi sono quasi tutti, a parte uno, dalla stessa parte, e anche per quanto riguarda la dieta, ovviamente l'introduzione delle proteine, diciamo, fa sì che ci siano tutti i diamanti dalla stessa parte. Per cui è importante non solo la proteina, ma il tipo di proteina può modificare il microbiota intestinale. Questo è il grande assente delle molti casi nostre discussioni. È molto importante quando mangiamo, quando diamo da mangiare al neonato, al bambino, ricordiamoci che diamo da mangiare al nostro corpo, all'organismo del bambino, ma anche al suo microbiota. Se vogliamo sintetizzare, diciamo, alcuni messaggi chiave di recente acquisizione, vedete che questi sono i messaggi chiave, e non è solo un problema di calorie, è un problema di proteine, di qualità di proteine, ma soprattutto intervento del microbiota. E anche è possibile fare qualcosa, si deve fare qualcosa. Dal troppo poco passiamo poi al troppo. Per quanto riguarda l'obesità, e qui si innesca un circolo vizioso che peraltro si è accentuato durante il discorso del coronavirus e del lockdown, per cui minore attività fisica, maggiore introito di cibo, peggiore qualità del cibo, televisione che raggiunge anche le 5 ore al giorno, tutto messo insieme, se, dicevo, si crea un circolo vizioso negativo. Purtroppo non ho trovato i dati della Sardegna recenti, ma sappiamo che abbiamo il 20% dei bambini italiani sovrappeso, 1 su 5, 1 su 10 è francamente obeso, una leggera prevalenza sul maschio.
e con un trend nelle regioni del sud, nelle situazioni ovviamente socio-economiche svantaggiate, nei bambini non allattati al seno, poco allattati al seno. E molto dipende anche da abitudini, stile di vita scorretti. Pensate che poco meno di 1 su 10 non fa colazione, magari compensa con una merenda abbondante piena di snack, dolci, salati, tutte cose molto, molto scorrette. E molto brevemente, prima di passare alla parte finale, oggi si può andare verso una medicina di una nutrizione di precisione, a parte la piramide alimentare che va bene per tutti, però poi bisogna cercare di individualizzare. E quindi oggi è possibile un menù di precisione che tiene conto di tante cose, ma vedete la nutrigenomica, la metabolomica, il microbiota, il cosiddetto deep phenotyping, cioè se noi diamo tutti la stessa dieta non teniamo conto del fatto che c'è un microbiota diverso in ogni soggetto, e questo la medicina di oggi non tiene assolutamente conto, ma è molto impattante dal punto di vista clinico. Da molti anni ci occupiamo di questo argomento, ma per darvi un aspetto pratico, dimmi cosa mangi e bevi, ti dirò quali metaboliti hai nell'urina, oppure dimmi quali metaboliti hai nei liquidi biologici e ti dirò cosa hai mangiato e bevuto. Senza errori ti posso dire cosa hai mangiato, quanta carne rossa hai mangiato, quanti legumi, eccetera, eccetera. Sicuramente un attore sulla cresta dell'onda del microbiota. Volevo ricordarvi i batteri che acquisiamo dalla nascita, i lattobacilli donati dalla mamma con la vagina nel passaggio al canale del parto spontaneo, se appunto è venuto spontaneamente, i bifidobatteri, metà del patrimonio neonato sano presente nel latte materno, che sono i batteri vecchi amici dell'uomo che si sono coevoluti con noi negli ultimi 200.000 anni, e oggi molti neonati hanno la disbiosi bifidobatterica. Molti lattanti, chi sono quelli che hanno questa disbiosi? Prematuri nati da taglio cesareo, quelli allattati con formula e quelli che hanno ricevuto 1 o più cicli di antibiotici. Per fortuna la natura ha pensato la rescue therapy, cioè il latte materno, che compensa largamente alcune di queste cose. E nel corso di un secolo si sono ridotti i bifidobatteri, che sono molto sensibili all'uso degli antibiotici. Lo si è visto andando a vedere il pH fecale, che è aumentato nel corso degli ultimi 100 anni, proprio per la riduzione dei bifidobatteri. E addirittura alcune nostre risposte spontanee dipendono dal nostro microbiota, cioè quella vocina che ci dice di mangiare la seconda ciambella a colazione. Noi non ce ne rendiamo conto, ma è il nostro microbiota che dice di fare così. Quindi il nostro microbiota, si è detto molto di lui, anzi di noi, perché noi in realtà siamo un ecosistema con il nostro microbiota, non ne siamo ancora sufficientemente consapevoli. È stato chiamato organo aggiuntivo, un sesto senso, un super organo. In realtà si è visto anche che è un organo fragile, quindi luci e ombre del microbiota, e questi studi sull'animale d'esperimento dimostrano in maniera inequivocabile che la dieta senza sapere il microbiota non vale che poco, addirittura vale niente. Se noi facciamo il nostro esame del microbiota fecale, ci dividiamo in 3 grandi gruppi. Il gruppo enterotipo 1 sono soggetti che amano la carne rossa in particolare, i batteri sono grandi estrattori di energia e la consistenza delle feci è dura in condizioni normali. L'enterotipo 2 invece le abitudini alimentari sono completamente diverse e la consistenza delle feci è molle. C'è poi il gruppo 3 che è meno definito. Pensate che negli Stati Uniti ci sono solo 2 enterotipi, non 3. Se noi diamo la stessa quantità di cibo, la qualità di cibo, per esempio all'enterotipo 1 e all'enterotipo 2, il risultato è completamente diverso. Esempio clamoroso, i bambini del Burkina Faso rispetto ai bambini europei. Guardate solo i colori e guardate le differenze del microbiota, cioè qualcosa di veramente impressionante. Quindi che cosa siamo? Dalle scritture Vagamalkirti, oggi potremmo dire, guadagno tempo e vado all'ultima frase, siamo quello che mangiamo in rapporto al nostro microbiota. Vi faccio vedere un esempio di medicina personalizzata. Un ragazzo di 17 anni che non si muove dal letto, non si alza dal letto da 2 anni, e alla valutazione metabolomica dei metaboliti che segnalano una profonda disbiosi viene fatta il microbiota, e vedete che c'ha i batteri amici dell'uomo, bifidobatteri e lattobacilli, a 0. E c'ha invece batteri cattivi come i clostridi alle stelle. L'Ackermansia mucinifila cerca di compensare, almeno per il momento.
ma tutto torna, viene fatta una dieta e dopo appena 2 settimane, più l'aggiunta di probiotici, questi metaboliti si riducono. I risultati, approccio, vi faccio vedere solo questo caso, che per noi è quello più eclatante, una bambina con sindrome PANDAS che ha avuto un miglioramento davvero spettacolare. E solo 4-5 diapositive sul latte materno, fermatemi se ho già superato la quota di tempo. Qualche minuto. C'è. Sì, ma finisco allora in tempo. Un vero e proprio sistema biologico, il latte materno, guardate tutto quello che c'è dentro, siamo veramente ignoranti, è la rappresentazione della nostra ignoranza, il latte materno, rispetto alle cose che dobbiamo sapere. E vi ricordo questo studio famoso pubblicato su Lancet, che dice che se allattassimo tutti i bambini preverremmo 800.000 morti l'anno e anche problematiche importanti, tumorali, della mamma. Vi faccio vedere tra le varie cose solo questa diapositiva per quanto riguarda l'incremento, il raddoppio del peso, e andiamo a vedere le proteine presenti nelle varie specie. Vedete che ancora una volta le proteine sono decisive, sono i mattoni della crescita e il contenuto proteico influenza la velocità della crescita, mentre i geni tendono a influenzare le dimensioni corporee complessive. Insieme al professor Fa stiamo studiando lo straordinario nuovo che c'è nel latte materno, cioè le cellule staminali. Queste sono immagini della dottoressa Gerosa e del professor Fa. Le cellule staminali del latte materno vanno nell'intestino, esce uno pseudopodo di una cellula dendritica, la porta a spasso la cellula staminale nell'organismo e le porta nel cervello, dove il cervello viene colonizzato dalle cellule staminali del latte della mamma e c'è un colpo di scena, il fuoco d'artificio finale, perché poi queste cellule staminali si trasformano in neuroni, oligodendrociti e astrociti, un vero e proprio miracolo del latte materno. Questa è molto complicata, ma ve la riassumo così. Dopo una settimana il latte materno è capace di, come dicono gli inglesi, change the fate, cioè di cambiare il destino. Ancora una volta il latte materno è la rescue therapy. Però bisogna fare attenzione, per esempio il latte della mamma obesa dato ai figli di mamma magra può portare all'obesità e viceversa. Quindi non è che con questo bisogna dire siamo contro il latte materno. Qualcuno mi fa sempre la domanda, ma allora è contro il latte materno? Come può un pediatra essere contro il latte materno? Però stiamo studiando con la metabolomica, vi faccio solo vedere i nostri tre studi sul latte delle mamme obese. Molti di questi metaboliti, ci sono intere tabelle, fanno riferimento ai batteri delle mamme, figlie di dei bambini, figli di mamme che hanno avuto la grande sindrome ostetrica, cioè preeclampsia, diabete stazionare, ritardo di crescita intrauterino, e infine il latte materno e il Covid, c'è uno sconvolgimento del metaboloma, del microbioma. Così come facciamo per la fortificazione individualizzata del latte materno, è possibile gestire le cose in maniera, se manca qualcosa, come manca una vitamina, l'aggiungiamo, se c'è qualcosa di troppo, cerchiamo di toglierla. Per vostra fortuna arrivo di corsa ai messaggi finali e sono: ricordiamoci, nello scenario della rappresentazione, il cibo che interagisce col microbiota che produce metaboliti, e ricordiamoci il perinatal programming, quello che succede in quel momento ha impatto per tutta la vita, anche le malattie non solo neurologiche, Alzheimer, Parkinson, anche neuropsichiatriche, autismo, ADHD, hanno un primo step in quel momento della vita. E l'unione del cibo e del microbiota produce metaboliti che entrano nell'organismo e lo governano, anche se noi non siamo ancora del tutto consapevoli. I metaboliti sono il linguaggio segreto tra cellule e cellule, tra cellule e batteri, tra batteri e batteri nei vari assi dell'organismo. E ovviamente si tratta di una grande complessità. E questo però è un messaggio positivo, perché oggi con i prebiotici, probiotici, simbiotici, postbiotici, possiamo cercare di cambiare il nostro microbiota e farne uno, artificiale, costruito su misura in base alle nostre esigenze. Personalmente ritengo che l'unione di microbiomica, metabolomica, machine learning, l'intelligenza artificiale a cui ho accennato, le 3M, possa rappresentare il futuro della medicina. Ho dedicato molte ore di lavoro a questi argomenti e questi sono alcuni dei libri che ho pubblicato su questo argomento. E finisco con un genio, Thomas Edison,
un genio non era un medico, è un signore che ha fatto, l'uomo che illuminò il mondo, che ha inventato tra le altre cose la lampadina, ha fatto 1000 brevetti, vuol dire un brevetto alla settimana per 20 anni di fila, quindi uno che la sapeva lunga. Non era un medico e cosa ha detto? I medici del futuro non tratteranno più il genere umano coi farmaci, ma piuttosto cureranno e faranno prevenzione delle malattie con la nutrizione. Credo che questo sia il messaggio fondamentale da portare a casa. Con questo vi ringrazio molto della vostra attenzione. Grazie professor Fano. Per alcuni aspetti, soprattutto proiettati sul futuro. Non so se abbiamo la possibilità di avere qualche domanda dall'uditorio. Io mi sento solo di fare un'osservazione. Questo anno, anno e mezzo, è stato un anno che ha condizionato molto la nostra vita, probabilmente anche sotto l'aspetto dell'alimentazione nutrizionale, non so se in senso positivo o negativo, nel senso che può darsi che qualcuno abbia avuto più tempo stando in casa per avere un'attenzione più forte nei confronti dell'alimentazione, oppure, come un po' ha detto il professor Fanos, stare molto davanti alla televisione, mangiare cibo, spazzatura, potrebbe aver condizionato l'alimentazione di molti ragazzi, anche molti bambini e anche molte mamme, tornando a quello che diceva il professore. Probabilmente più avanti vedremo se questo avrà un riflesso anche sui nostri bambini e soprattutto sui nuovi nati. Il titolo della mia relazione è... Il titolo della mia relazione è Prevenzione e educazione in età evolutiva. Io focalizzerò la mia relazione su tre punti, che sono il Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025, Educazione Alimentare e lo Sviluppo Infantile Precoce. Il Piano Nazionale di Prevenzione considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente. Quindi la nostra salute è strettamente collegata all'ambiente, questo l'abbiamo visto già dalla relazione del professor Fanos. Soprattutto il piano sostiene la salute in tutte le politiche, quindi l'obiettivo comune di tutte le decisioni politiche deve essere quello di guardare al benessere delle popolazioni. Quindi sostiene un riorientamento di tutto il sistema di prevenzione verso un approccio di promozione della salute. Promozione della salute, la definizione secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è il processo che consente alle persone e alle comunità di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla. E si basa su 5 obiettivi, che sono appunto costruire una politica pubblica per la salute, creare ambienti favorevoli, dare forza all'azione delle comunità, sviluppare le abilità personali e riorientare i servizi sanitari. Le figure chiave in questo senso sono, proprio per la prevenzione, per l'assistenza primaria, sono i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, che devono, la cui funzione è soprattutto quella di aumentare l'alfabetizzazione alla salute, cioè il grado in cui gli individui hanno la capacità di ottenere, elaborare e comprendere le informazioni sanitarie, e in modo da poter usufruire poi dei servizi e prendere adeguate decisioni di salute. Soprattutto hanno importanza nell'empowerment degli individui, cioè nella capacità degli individui di agire per la propria salute e per quella della collettività, aumentando quindi il livello di competenza e di capacità di controllo. Quindi questo soprattutto nel piano è previsto un approccio life course, abbiamo sentito quanto, che proprio mira a ridurre i fattori di rischio individuali e rimuovere le cause che impediscono ai cittadini le scelte di vita salutare. Abbiamo visto quanto sono importanti i primi 1000 giorni di vita, come appunto ha detto il professore, il periodo che va dal concepimento, ma anche dal periodo preconcezionale fino ai primi 2 anni di vita, dove è necessaria un'alimentazione ottimizzata e personalizzata, non solo in base alle situazioni ambientali, ma anche alle specifiche esigenze del madre e bambino. E questa azione deve essere poi continuata durante tutto il corso della vita.
Sappiamo infatti che la scorretta alimentazione è stata individuata fra i quattro principali fattori di rischio, insieme a fumo, alcol e attività fisica, nei quali è possibile identificare i principali determinanti delle malattie croniche non trasmissibili. E questi fattori di rischio, naturalmente insieme alle caratteristiche dell'ambiente e del contesto sociale, si può ricondurre il 60% del carico della malattia, e questo sia in Italia che in Europa. Ma soprattutto possono portare a fattori di rischio intermedi, che sono appunto l'ipertensione arteriosa, la sovrappeso, l'obesità, le lesioni precancerose, e sui quali si può intervenire per evitare l'evoluzione verso le malattie croniche, che sono appunto le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie respiratorie, i problemi di salute mentale, i disturbi muscoloscheletrici, che rappresentano comunque sempre la principale causa di morte. Hanno uno o quasi il 70% delle morti. Quindi soprattutto vorrei evidenziare l'importanza dell'obesità infantile tra i fattori di rischio intermedi, perché sappiamo benissimo che incide profondamente sullo stato di salute, e in quanto aumenta il rischio di diabete tipo 2, asma, problemi muscoloscheletrici, problemi futuri cardiovascolari e oltre che problemi psicologici e sociali. E per l'importanza di questo fenomeno è stata recepita naturalmente dal Ministero della Salute, che già dal 2007 ha messinato un sistema di sorveglianza che raccoglie proprio informazioni sugli stili di vita dei bambini della scuola primaria, della terza classe primaria in particolare, sul loro stato ponderale e sulle iniziative scolastiche riguardanti proprio la nutrizione e il movimento. E dall'ultima rilevazione fatta nel 2019 si vede appunto che il sovrappeso è ancora particolarmente diffuso, presente in Italia, cioè interessa circa il 20.4% dei bambini, l'obesità è il 9.4%, e soprattutto da queste rilevazioni si evidenzia che c'è una scarsa aderenza alla dieta mediterranea, agli stili di vita salutari. Sappiamo benissimo che la dieta mediterranea, già riconosciuta dall'UNESCO come un patrimonio immateriale dell'umanità, questo sia per, come abbiamo visto, per gli studi epidemiologici, ma anche grazie agli studi che abbiamo visto di epigenetica e di nutrigenetica, che a questo riguardo ho portato come esempio uno studio fatto nel 2017 da Gonzales, che dimostra che i neonati da madre con bassa aderenza alla dieta mediterranea rappresentavano un'ipometilazione della regione MEG3 IG, che controlla proprio i geni che sono coinvolti nella crescita, nell'obesità, nell'infiammazione e soprattutto nello sviluppo del diabete tipo 2. Quindi la prevenzione dell'obesità è, come pediatra, sicuramente una dei nostri obiettivi, ma sicuramente un ruolo fondamentale in questo c'è la scuola. Infatti nel piano di prevenzione, secondo il piano di prevenzione, la scuola deve favorire la promozione della salute con proposte educative lungo tutto il percorso scolastico, rappresenta poi un veicolo per prevenire l'analfabetismo sanitario e soprattutto vede una maggiore interazione tra scuola e sistema sanitario. Infatti questo è espresso nel documento Indirizzi di Policy Integrati con la scuola che promuove salute, nell'accordo Stato Regioni, è stato pubblicato il 17 gennaio del 2019. Per quanto riguarda l'educazione alimentare, voglio parlare appunto un'interessantissima iniziativa che è stata fatta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca nel 2015, in occasione dell'Expo, quando sono state pubblicate appunto le linee guida per l'educazione alimentare, che hanno come obiettivi l'inserimento nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, un percorso informativo e formativo per la famiglia su cibo e cultura, realizzare un cambiamento positivo, cioè meno spreco di cibo e acqua, la lotta alla legalità, la scelta dei prodotti del territorio e secondo stagione, la valorizzazione delle eccellenze Made in Italy e lo sviluppo sostenibile secondo i criteri ecologici, sociali ed economici.
è proprio per vedere quanto queste linee guida sono state poi inserite nel sistema scolastico. È stato fatto poi un rapporto sempre dal MIUR di ricerca grazie alla Fondazione Italiana Educazione Alimentare. E questo rapporto si è cercato di capire quanto queste linee guida fossero diffuse nelle scuole italiane e soprattutto quali fossero gli attori e le motivazioni e che tipo di strumenti abbiano utilizzato per avere un osservatorio permanente. E da questo si evince che, da questo rapporto si evince che sono state diffuse soprattutto nelle scuole primarie e meno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Ma soprattutto mi è sembrato interessante farvi vedere l'opinione dei rispondenti per alcune informazioni. Cioè la domanda, la ristorazione è gestita coerentemente agli obiettivi dell'educazione alimentare, hanno risposto che c'è poca concorrenza tra quelli che sono gli obiettivi e la ristorazione scolastica, quindi bisogna migliorarla soprattutto nelle scuole secondarie. Mentre alla domanda l'educazione alimentare dovrebbe essere inserita nelle materie curricolari, sono quasi tutti d'accordo, come sono quasi tutti d'accordo della necessità che il MIUR diffonda in maniera più capillare le linee guida sull'educazione alimentare e che la scuola si faccia promotore proprio di sani stili di vita nei confronti degli studenti. Un altro modo di fare educazione invece, voglio segnalare quello della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, che invece rivolge l'educazione nei confronti della famiglia. È già da diversi anni che fa le pubblicazioni, l'ultima pubblicazione è questa guida pratica per i genitori, che è stata pubblicata nel 2017, che ha come riferimento il programma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che insieme all'UNICEF e alla Banca Mondiale, che si intitola Nurturing Care Framework, ed è stato pubblicato nel 2018, e individua 5 aree intervenire proprio per promuovere lo sviluppo infantile precoce, che abbiamo visto è così importante per la salute dell'individuo e delle generazioni successive. E queste aree sono lo stato di buona salute, l'alimentazione adeguata, la genitorialità responsiva, la protezione e la sicurezza e l'opportunità di un apprendimento precoce, che traduce in diversi capitoli della guida, che sono metterli al sicuro, cioè fornire informazioni sugli incidenti e sulle azioni preventive, incluse le pratiche salvavita, si mangia, che dà consigli sull'allattamento e sui principi di alimentazione complementare, si cresce, invece vengono indicati gli strumenti per un controllo del sviluppo neuromotorio nei primi anni di vita, e ci si ammala, ci si cura, invece in cui viene dato un ampio spazio sia alla prevenzione, alle vaccinazioni, sia alla cura, alla cura del bambino, alla presa in carico delle patologie precoce. Quindi, concludendo, io volevo rimarcare alcuni punti, cioè nella promozione quindi della salute ci vede protagonisti nel fornire motivazioni, abilità e la fiducia necessaria per intraprendere azioni volte a migliorare la salute. Per quanto riguarda invece l'educazione alimentare, dovrebbe essere obbligatoria lungo tutto, secondo il parere degli operatori, lungo tutto il percorso scolastico. Per quanto riguarda invece lo sviluppo infantile precoce, quello che emerge è che le famiglie hanno sicuramente bisogno di informazioni, di risorse, di servizi per assicurare a tutti i bambini la migliore partenza possibile. Vi ringrazio. Bene, Rita, sei stata un razzo, complimenti per la relazione, hai guadagnato un sacco di tempo. In attesa di vedere se ci sono poi delle domande, sto aprendo ma non vedo domande aperte. Ti volevo chiedere, inizio io così, la piattaforma Occhio a livello scolastico ha rilevato qualche cosa particolare? Puoi un po' precisare meglio questa parte, se ci sono delle
sulle abitudini dei bambini a livello scolastico? Ha evidenziato qualcosa di particolare o abbiamo dei dati? Sì, sì, sicuramente quello che emerge è che il 9% dei bambini non fa colazione, che sappiamo è importantissimo per la concentrazione dei bambini a scuola, e il 36% non la fa in maniera adeguata, dovrebbe essere circa il 15% delle calorie assunte, e comunque una buona percentuale di proteine e di carboidrati. L'altra cosa è che il 55% fa una merenda troppo abbondante, e questo non è adeguato dal punto di vista nutrizionale. Il 25% non beve tutti i giorni bevande zuccherate o gassate, che è un numero spropositato. Il 38% mangia meno di una volta alla settimana legumi, quindi l'aderenza alla dieta mediterranea è veramente scarsissima. Oltretutto c'è la sedentarietà, cioè il 25% passa più di 2 ore davanti a un video, chissà che sia schermo, tablet o ancora di più adesso sicuramente nella pandemia. E l'altra è soprattutto il 14,4% dorme meno di 9 ore, sappiamo quanto è importante il sonno. Quindi sicuramente c'è molto da lavorare nella formazione, nell'informazione, in modo da coinvolgere di più le famiglie nell'importanza di tutti, di uno stile di vita sano, insomma. Sì, è sicuramente un problema culturale. Sia tu che professor Fanos avete evidenziato dei concetti, a mio giudizio, molto importanti. Il professor Fanos è da anni che ci sta dando con i suoi studi le spiegazioni sul perché avvengono determinate cose, perché niente succede per caso. In maniera molto approfondita, andando a scavare con la metabolomica e con altre modalità, si riesce a capire queste cose. Tu ci stai facendo vedere, in questa relazione ci hai fatto vedere che sì, ci sono dei programmi, ci sono delle linee guida comportamentali, ci sono anche delle iniziative ministeriali, però il fatto che queste percentuali che ci hai detto evidenzino che non si sta riuscendo a cambiare le nostre abitudini di vita, le nostre abitudini alimentari, porta semplicemente ad una conclusione, che è quella che stiamo fallendo nella prevenzione, stiamo fallendo in maniera totale. E credo che la prevenzione sia la cosa più importante, soprattutto in età pediatrica. Ce l'ha detto prima il presidente Villani, il professor Villani, ci ha detto proprio questo. Allora probabilmente ci dobbiamo chiedere dove stiamo toppando, dove stanno toppando le istituzioni e come mai questi messaggi non passano a livello capillare nella popolazione, perché è tutto lì. È vero che siamo arrivati dagli anni 60, in cui sembrava che l'industria fosse il meglio, no? In confronto industria alimentazione naturale, poi l'abbiamo capito, abbiamo avuto delle campagne sui latte artificiali, sull'allattamento al seno, abbiamo capito diverse cose, quel concetto è iniziato a passare. Non sta passando invece il concetto di una buona alimentazione, delle abitudini salutistiche. Non lo so, se qualcuno vuole intervenire, anche professor Fanos, su che cosa dobbiamo fare ancora anche come istituzioni per poter far passare questo messaggio e farlo arrivare nelle famiglie. E lì il problema è cambiare le abitudini di vita, o dobbiamo prenderlo come un male necessario del progresso e dei tempi che stiamo vivendo? E questa è una domanda che mi pongo a me stesso e pongo a tutti, ecco. Dovrebbe esserci un ruolo importante della scuola. Sì. Non so se c'è la possibilità di approfondire un problema di questo tipo, di entrare nella scuola come pediatri, come SIP, però chiaramente la scuola deve per forza dare, tra tutta l'educazione sotto tutti i punti di vista, e dovrebbe dare anche un'educazione in questo senso. È un'educazione completa, di cui l'alimentazione, l'abitudine di vita, lo stile di vita dovrebbe far parte. Poi so che è difficile farlo, però credo che dovrebbe essere così.
Penso anch'io, Maurizio, che questo sia fondamentale, indispensabile. Credo che ci sia anche comunque un'altra modalità di intervento, ma lì deve partire dalle istituzioni nazionali, che spesso si scontrano con dei problemi economici di interesse industriale. L'industria alimentare ci propone a livello televisivo, la pubblicità, determinate cose. Le famiglie guardano la TV, i bambini guardano la TV. E noi abbiamo un condizionamento importante prodotto dalla pubblicità che poi è difficile togliere dalla testa, ok? Per cui secondo me non si sta facendo abbastanza a livello informativo. Abbiamo toppato da questo punto di vista in generale sul passaggio di informazioni che non so se cozzano con un interesse economico, industriale, alimentare e che non si riesce a far passare. Noi medici, soprattutto noi pediatri, probabilmente dobbiamo fare forza su questo e lanciare dei messaggi sulla pubblicità televisiva, perché il metodo di comunicazione che abbiamo a disposizione maggiore, noi ce lo diciamo nei congressi, ce lo diciamo nei confronti tra di noi, lo diciamo nei nostri ambulatori. I pediatri di famiglia sono sicuro che lo fanno negli ambulatori e che danno tantissimo sulla informazione, però l'informazione che passa e che vince, secondo me, è quella televisiva e bisogna lavorare lì. Mi permetto di intervenire e da questo punto di vista c'era una bella suggestione rappresentata dall'intervento di Osama, che dice che l'emergenza Covid-19 peggiorerà la situazione, poi gli rispondiamo. Penso che Antonio, per fare la nostra parte di fronte a tutti i temi che abbiamo sentito discutere in maniera così magistrale dal professor Fanos nella sua relazione e così puntuale nell'enunciazione di quelli che sono le aree di intervento da parte di Rita Frau, c'è il ruolo nostro di accompagnare questo processo di educazione delle famiglie alla gestione di questi temi. Io quando ho visto le immagini, quella slide di professor Fanos nella quale si metteva in stretta relazione la crescita, la statura definitiva più alta nei ragazzi, negli adolescenti dei Paesi Bassi, perché hanno un maggiore introito di proteine animali, mi sono detta: ma noi siamo anche quei pediatri che oggi devono aiutare le famiglie che fanno scelte alimentari diverse a garantire il benessere dei propri figli e a fare dei propri figli gli adulti più sani possibili. Cioè, queste sono le sfide che il pediatra nella società attuale, alla luce delle conoscenze che tutti noi in questo momento importante che possediamo, ha per aprirsi uno spazio e gestire la tutela della salute di neonati, bambini e adolescenti. Ritengo che il compito sia oggi, e ritorno anche sui pericoli che Antonio ha elencato, il contesto nel quale noi viviamo, il contesto della pandemia poi ha reso probabilmente le cose ancora più difficili, ma le sfide sono queste. Il ruolo ce lo dobbiamo ritagliare con le famiglie, ce lo dobbiamo ritagliare con le istituzioni non sono solo i nostri direttori generali, i nostri politici, le istituzioni sono anche tutto quello che ruota intorno al mondo bambino, quindi un rapporto privilegiato con la scuola. Da questo punto di vista, il discorso che Villani ha fatto sullo spazio e sulla idea di scuola che come pediatri dovremmo portare avanti ritengo importantissima. Sì, Rossella, indubbiamente la sfida è importante, è pesante ed è enorme, quindi hai ragione in quello che dici. E c'è una domanda, c'è Osama che pone una domanda, per cui la giro. L'emergenza Covid-19 peggiorerà la situazione, occorre un impegno maggiore, l'individuazione precoce dei disturbi e protocolli che prevedono l'impegno del territorio e la disponibilità dell'ospedale per la presa in carico.
quanti specialisti della nutrizione pediatrica disponiamo? I ragazzi finiscono con i vari nutrizionisti privati autoreferenziati. Per cui non so se i relatori vogliono... Posso abbozzare una risposta io? Intanto condivido pienamente, diciamo, molte delle cose, se non tutte, che sono emerse da questa interessante discussione, diciamo, dove tutte le varie componenti dovrebbero interagire in maniera positiva e propositiva tra loro, quindi la famiglia, perché la famiglia poi è il luogo dove c'è l'esempio, no, da parte dei genitori, cioè i bambini, i ragazzi in generale, ma quelli di oggi non vogliono chiacchiere, vogliono solo esempi. Ma poi c'è il nostro ruolo nell'educare le famiglie, c'è il discorso della scuola, c'è il macrosistema anche che comprende la televisione, ma anche il web. E pensate a tutte quelle pubblicità dove vengono messe delle merendine, no? Che poi sono il 60% degli snack che vanno a compensare la mancata colazione, eccetera, dove mettono dei dolcificanti che raggiungono livelli glicemici molto soddisfacenti. Quindi dopo diventa il dolce fatto dalla nonna, che in realtà è molto più salutare, diventa meno attrattivo, meno accattivante. Per quanto riguarda il discorso del Covid, sono d'accordo, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa col al Jamal, e credo che serva un impegno. Il discorso della scuola, io sono personalmente preoccupato anche per tutta una serie di situazioni che vedo anche al di fuori di questo, il bullismo che è aumentato molto, tutte le diverse forme di bullismo, quindi un discorso più allargato. Personalmente credo che quello che ha suggerito il dottor Osama al-Jamal è così importante che non più di un mese fa ho fatto un concorso pubblico e abbiamo assunto una nutrizionista pediatra, è una persona molto in gamba, che è farmacista e nutrizionista, e si sta occupando proprio della gestione di quei bambini molto critici di cui facciamo metaboloma e microbioma per dare una nutrizione personalizzata, perché passando dal concetto della dieta, della stessa dieta che va bene per tutti o quasi, a una dieta personalizzata per ciascuno in base ai metaboliti dell'organismo che l'organismo produce e ai batteri che ha alberga quel determinato intestino che interagiscono con questi metaboliti e ne producono altri, abbiamo visto dei risultati veramente, mi verrebbe da dire, spettacolari in qualche caso, anche in situazioni estremamente critiche, che sono quelle in cui oggi, diciamo, possono e devono essere fatte forse queste indagini molto molto sofisticate, attraverso cose importanti come la dieta. Cioè si vede come la dieta davvero è il più potente fattore epigenetico. Se poi questo lo abbino in maniera personalizzata, manca la vitamina B2, pensiamo a tante cose più complesse, però ci sono ancora le carenze vitaminiche. Io vedo che manca la vitamina B2, do la vitamina B2 e tutto va meglio. C'è una grave disbiosi perché attraverso i metaboliti oppure i batteri so che c'è una presa di potere di un consorzio sbagliato, i clostridi, dicevamo prima, no? Che si associano alla preeclampsia, all'enterocolite necrotizzante del neonato, al Crohn, alla retocolite ulcerosa, all'autismo e nel soggetto adulto, per esempio all'infarto miocardico. Io non ho bisogno di coltivare i clostridi, so che ci sono dei metaboliti patognomonici che sono molto alti e so che c'è un'invasione di clostridi, quindi do probiotici, cambio la dieta, c'è uno stress ossidativo sempre e quindi do sostanze antiossidanti, cambio la dieta e la faccio una dieta personalizzata, non un foglietto che va bene per tutti e non va bene per nessuno. Insomma, è come dare a tutti, io dico sempre 48 drop 8, oppure a tutte le signore lo stesso profumo, l'impatto è completamente diverso su ciascun individuo. Così facendo, che insomma dovrebbe essere un po' la medicina del futuro, che oggi non può essere fatta in maniera così diffusa, però si ottengono dei risultati veramente molto molto importanti, anche in situazioni molto critiche, anche in situazioni di malattie neuropsichiatriche, con dei miglioramenti importanti, modificando i fattori epigenetici. Chiaramente la parte genetica nessuno la può cambiare, come si dice,
avremmo dovuto sceglierci i genitori, avremmo dovuto sceglierci oggi col perinato il programma i nonni, questo non lo possiamo fare. Possiamo cambiare però le cose che è possibile cambiare, e la prima tra queste è la nutrizione. Quindi per concludere il mio pensiero, credo che sono state dette molte cose importanti e probabilmente proprio un gioco di squadra. Cambiare un singolo elemento, sì, è importante, è meritevole, è più fragile. Dovrebbe esserci un gioco di squadra che parte anche dalla protezione dell'infanzia anche nel grembo materno. Ecco, credo che sia uno dei periodi, anzi il periodo in assoluto più importante della nostra vita, ed è quello che forse non è sufficientemente valorizzato e in parte anche non sufficientemente tutelato. Ecco, si potrebbe aprire a fisarmonica un discorso, e a che dire degli investimenti a favore della famiglia che adesso insomma stanno avvenendo, perché se andiamo a vedere le piramidi che abbiamo oggi, sono i pochi neonati che devono mantenere sulle proprie spalle un'enorme quantità di persone anziane, ecco, come è stato mirabilmente segnalato dalla SIP. Insomma. Quindi è un discorso molto 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 complesso e ciascuno deve fare la sua parte. Certamente come pediatri credo che potremmo e dovremmo intervenire di più. Questo momento è stato un pugno nello stomaco profondissimo, il Covid, quindi dobbiamo tutti riprenderci da questa situazione e credo che questa sia una sfida da, perlomeno non dico di vincere, magari di poter vincere, ma di combattere tutti quanti insieme, dando il nostro contributo. Non vorrei essere stato prolisso, ma insomma, mi avete chiesto il pensiero e quindi... Bene, grazie del contributo, professor Fano, la sfruttiamo ormai. Io passo la parola a Maurizio, non ci sono altre domande per continuare la sessione. Prego Maurizio. Grazie, allora siamo assolutamente nei tempi e adesso devo presentare la relazione di dottor Masnatta, carissimo amico, una persona soprattutto con la quale, oltre ad aver condiviso diversi decenni nell'ambito del lavoro, abbiamo vissuto insieme questo anno e mezzo di pandemia. Lui adesso parlerà appunto della realtà regionale della pandemia, dei problemi emergenti, in particolare la MIS-C. In realtà aver vissuto la pandemia è stato un insieme di nuove conoscenze, nuove paure, qualche certezza, molta incertezza. Io ho avuto il piacere di condividerlo quotidianamente con Peppino Masnatta. Prego Peppino. Grazie Maurizio, grazie per questa troppo generosa presentazione. Volevo ringraziare Rossella Mura, presidente della SIP sezione Sardegna, tutto il direttivo. Grazie anche ai dottori Cortes e Currao che mi hanno aiutato in questo lavoro. Ci siamo trovati di fronte a un evento, dire poco, chiamarlo epocale, che pochissimi di noi avevano previsto e immaginato. Questi sono i dati epidemiologici aggiornati al 2 maggio in Sardegna, con le tre diverse ondate, vedete, un'età mediana di 46 anni, quasi 60.000 soggetti positivi, con 1.427 decessi. A fronte di questo abbiamo avuto sicuramente in Sardegna, come dappertutto, pochi pazienti ricoverati positivi, bambini dal mese ai 14 anni, 10 femmine e 18 maschi da marzo 2020 ad aprile 2021, soprattutto vedete con sintomi gastrointestinali e con febbre. Qualche diagnosi molto più rara, come i due bambini di Sassari, cerebellite e mielite trasversa, uno di questi probabilmente veniva da Olbia, 4 con vari sintomi, 4 pazienti oncomatologici e uno casualmente affetto da diabete di tipo 1 all'esordio. Io ho messo i pallini rossi che stanno a significare i centri di Cagliari e di Sassari, perché sin dall'inizio, da marzo, si decise l'assessorato decise
che i ricoveri sarebbero stati ospitati presso due strutture di riferimento, uno il Santissima Trinità e l'altro la U di Sassari, con modalità diverse per quanto riguarda la partecipazione delle equipe pediatriche. Le equipe pediatriche coinvolte sono state la pediatria del San Michele, della pediatria delle malattie rare del presidio microcitemico e la clinica pediatrica di Sassari. In più a questi ricoverati dobbiamo annoverare diverse decine di neonati ricoverati in TIN, figli di madre positiva. Ma mentre il peso e le giornate di ricovero e le ricadute e gli eventuali danni biologici per quanto riguarda i bambini ricoverati in acuto con positivi sono stati sicuramente di poca importanza, si è affacciata una nuovissima entità clinica che è la MIS-C, cioè la sindrome multisistemica infiammatoria nei bambini. Sindrome che accade a distanza di 7-20 giorni dal contatto col virus, bambini che potevano essere anche completamente asintomatici in precedenza con sintomi lievi. Si ipotizza una patogenesi immunomediata, quindi non legata all'infezione diretta, e i dati per quanto riguarda la MIS-C in Sardegna sono 10 pazienti dai 2 ai 15 anni, un'età media di 5,5 anni, soprattutto maschi. Di questi bambini, i tre, una ragazzina nei primi di dicembre trasferita presso la rianimazione del Bambin Gesù, quindi dal nostro ospedale al Bambin Gesù, e due bambini trasferiti a Nuoro, uno recentemente e uno qualche mese fa. In questo grafico del CDC di Atlanta vedete che è messa a confronto due incidenze, una le varie curve dell'infezione, della pandemia, e l'altro dei casi di MIS-C che seguivano in media, vedete queste spike, due settimane l'evento infettivo. La definizione del CDC, sempre del CDC, è un'evidenza di infiammazione al laboratorio importante, un'età inferiore ai 21 anni perché si parla di pediatrico, è l'evidenza di malattia severa che richiede ospedalizzazione con interessamento di più di due organi o apparati, cardiaco, renale, respiratorio, ematologico, gastrointestinale, dermatologico, non altre diagnosi plausibili, è una infezione recente o un contatto. Ecco, questo non è stato ben capito all'inizio perché soltanto dei nostri bambini c'era un bambino positivo per quanto riguarda la sierologia, altri erano addirittura negativi e non in tutti è stato dimostrato un contatto certo all'anamnesi. Importantissima la presenza di febbre, alta di 38 gradi, che dura per più di 24 ore. Per quanto riguarda il laboratorio, tipicamente erano elevati il fibrinogeno, il didimero, la procalcitonina, la ferritina, l'LDH e anche l'interleuchina 6. Nei nostri bambini abbiamo fatto, siamo riusciti anche con l'aiuto dei colleghi del laboratorio della OU a eseguire l'interleuchina 6. E qual è la differenza e qual è la caratteristica di questa entità clinica? È la necessità di, è tempo dipendente come entità, deve essere prontamente riconosciuta e non è facile perché noi ci trovavamo di fronte a bambini con una nuova malattia. L'età media, secondo sempre i dati nordamericani, dei bambini con MIS-C, era un grosso gruppo dai 5 ai 9 anni, che in effetti fa assolutamente il pari con quelli che sono i nostri dati. E l'outcome più severo è stato rilevato in questo articolo del Lancet in bambini maschi di età superiore ai 5 anni non ispanici,
avevano appunto più possibilità rispetto agli altri bambini di avere outcome severi. Questa è una tabellina riassuntiva che ci dice che la congiuntivite e il rash cutaneo, l'esantema era presente dall'89 al 57% dei casi, ma soprattutto una sintomatologia gastrointestinale con coliche addominali, nausea e diarrea nell'83% dei casi, oltre alla febbre e l'astenia. Questo è una breve descrizione, non vi ho portato tutti i casi clinici, però questo è abbastanza esemplificativo ed è quello che ci ha fatto anche, è stato il nostro primo caso, una ragazzina di 13 anni che veniva con, da una infezione recente pauci sintomatica da Covid-19, è entrata in reparto con la storia di febbre, con acme da 3 giorni, con acme a 40 gradi, è un caratteristico esantema, poi ve lo farò vedere, congiuntivite, nausea e dolore addominali. Il tampone molecolare antigenico era negativo sia nella ragazzina che nella mamma. Le condizioni generali si sono rapidamente deteriorate sino ad avere a distanza di 12-18 ore dal ricovero una condizione di ipotensione e all'ecocardiogramma una frazione di iniezione del 30%, con una disfunzione ventricolare sinistra moderata a severa con ipocinesia, soprattutto a livello settale. Questa bambina, io mi ricordo l'espressione delle colleghe che avevano visitato questa bambina in area grigia, perché non erano ancora arrivati i tamponi, e quando uscendo dall'area grigia c'era proprio una nota di grande preoccupazione. Gli esami mostravano una piastinopenia, un didimero molto molto elevato, 29.000 nanogrammi millilitro, un'iposodiemia, la troponina positiva 123 e anche l'interleuchina fortemente positiva. La terapia che abbiamo intrapreso, sempre IG-Vena, che hanno fatto tutti i nostri bambini con MIS-C, la furosemide, cortisone, desametasone 6 mg endovena, l'eparina a basso peso molecolare e anche l'anakinra. Questo prima del trasferimento con il soccorso aereo presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma in terapia intensiva e rianimazione pediatrica. Questi sono altri bambini, sempre con MIS-C, volevo mostrare il caratteristico esantema e la congiuntura. Abbiamo intrapreso a questo punto, soprattutto eravamo a ridosso da questo primo caso, un lavoro di un protocollo a livello aziendale che abbiamo condiviso con tutti gli specialisti che potesse prevedere una facilità nel primo approccio di una sospetta MIS-C, che vi ricordo che necessita di esami di primo livello, gli esami caratteristici dell'infiammazione, la PCR, la PCT, la ferritina, l'emocromo, la coagulazione completa, una chimica clinica completa con attenzione alla troponina e al pro-BNP. Per quanto riguarda la valutazione cardiologica, questi protocolli erano già conosciuti anche dai nostri cardiologi pediatri che hanno avuto un ruolo fondamentale nel follow-up di questi pazienti e in acuto. La necessità di una rivalutazione, anche se con enzimi negativi, si imponeva anche a distanza entro le 12 ore, quindi 2 valutazioni cardiologiche al giorno. Gli esami di secondo livello comprendevano l'interleuchina 6, il C3C4, eventuale striscio periferico, l'eventuale puntato, le varie colture, la sierologia. Questo per farvi vedere in questo schema che in tutti i lavori, questa è una meta-analisi, un lavoro recente di qualche mese fa, in tutti i centri sono stati ricoverati i bambini con MIS-C, vedete in reparti di terapia intensiva dal 100% all'80%, all'80%, 50%. Questo a significare che la gravità del quadro imponeva sicuramente un qualcosa che, come sapete tutti voi, non esiste in Sardegna, cioè un reparto di terapia intensiva pediatrica. Questo chiaramente ha creato non poche difficoltà
però penso che sia i colleghi di Nuoro che quelli di Sassari che da noi a Cagliari siamo riusciti a gestire al meglio queste emergenze con delle decisioni assolutamente puntuali e che hanno preservato da eventi catastrofici i nostri bambini, i nostri pazienti. Concludendo, la maggior parte dei bambini che abbiamo visto in Sardegna contagiati da SARS-CoV-2 non ha necessitato di cure ospedaliere. Ci sono stati altri problemi, l'impatto psicologico, lo stress, che non vanno sottovalutati. C'è stato un incremento enorme dei ricoveri nel nostro dipartimento, nel reparto di neuropsichiatria infantile, c'è sempre stato il pienone dei ricoveri. C'è stato purtroppo un incremento anche dei tentati suicidi e dei suicidi degli adolescenti. Quindi un qualcosa che ha coinvolto tutti i servizi e che dovrebbe far meditare sulla annosa questione del corretto rapporto ospedale-territorio nella nostra nazione. C'è da dire anche che c'è stato un difficoltoso accesso alle cure. Prima si parlava dei pazienti che segue il dottor Zanda con fibrosi cistica, noi ci siamo impegnati, tutto il reparto si è impegnato a seguire i nostri cronici, bambini fragili, così come la oncoematologia pediatrica nel nostro dipartimento, nella persona di Rossella Mura con tutti i suoi colleghi, sono adoperati e hanno sempre avuto il reparto pieno. I bambini complessi e fragili o affetti da malattie rare, tutti i pazienti affetti da problemi nefrologici in acuto o no, cronici. C'è stata una parziale interruzione dei servizi vaccinali, qualche volta anche non parziale, anche più grave, con delle polemiche anche a livello locale importanti, come è accaduto a Nuoro. E ci sono stati dei diminuiti accessi in pronto soccorso pediatrico, che non è un vantaggio, ma un grande svantaggio, soprattutto per una gestione e un'interpretazione qualche volta non corretta dei segni e dei sintomi in famiglia. Volevo concludere dicendo che ciò che i bambini diventeranno da adulti, e io penso che questa sia anche una corretta conclusione di una sessione che ha visto prima delle relazioni meravigliose su quello che è la parte della prevenzione da dedicare all'infanzia. Quello che diventeranno da adulti sarà il risultato delle risorse e delle opportunità che verranno offerte loro. E su questo volevo ringraziare il lavoro enorme che è stato fatto da tutti i colleghi e da tutti i pediatri sardi, tutti, dai neonatologi ai pediatri ospedalieri, agli universitari, ai pediatri di famiglia, ai chirurghi pediatri, agli specializzandi in pediatria, perché tutti hanno fatto ciascuno la loro parte, dimostrando, nonostante le difficoltà, la capacità di reagire alla pandemia e di lavorare in rete. Sono convinto che questa alta professionalità sia una condizione indispensabile, ma non sufficiente per una nuova era dell'assistenza pediatrica in Sardegna. Vi ringrazio. Grazie Peppino. Grazie Peppino. Voglio fare solo due osservazioni sulla tua relazione, sulla pandemia in generale. Noi ci siamo trovati, come tu hai detto, ma ce lo siamo detti tante volte in questi lunghi mesi, noi ci siamo trovati di fronte a qualche cosa che nessuno di noi neanche nei suoi peggiori incubi poteva immaginare, e abbiamo avuto la forza di reagire, di rispondere adattandoci giorno per giorno, perché tutti quanti nella gestione della pandemia abbiamo fatto degli errori, abbiamo preso delle iniziative che potevano che adesso fanno quasi sorridere. Con Peppino ci ricordiamo, abbiamo usato tantissimo la sierologia all'inizio, ci eravamo muniti tutti di kit
per fare la sierologia noi, ai bambini, ai familiari, poi dopo un po' la sierologia l'abbiamo praticamente messa da parte, quindi ci siamo dovuti adattare. E all'inizio abbiamo avuto tutti molta paura, è inutile nasconderlo, poi come per tutte le cose l'essere umano si adatta, e abbiamo affrontato, credo, con grande razionalità questo problema, commettendo di sicuro degli errori, ma con grande razionalità. E la cosa che abbiamo, una delle difficoltà che abbiamo avuto è di dover affrontare, che prima ha parlato molto bene della Miss C, ma si ricorda benissimo, sono sicuro che Antonio Annuoro ha vissuto le stesse cose, ci siamo trovati di fronte a delle patologie di cui non conoscevamo neanche l'esistenza e delle quali addirittura qualcuno di noi metteva in dubbio l'esistenza stessa. Quindi è stata una prova estremamente complicata, non è ancora finita, credo che adesso piano piano ci stiamo adattando e dovremo adattarci ancora a convivere col virus, perché non possiamo illuderci che da qui a poche settimane sia finito tutto. Questa è stata una prova estremamente pesante che ha lasciato anche dentro di noi delle conseguenze, non dico psicologiche, però siamo stati veramente tutti provati da questa pandemia. L'altra cosa che voglio dire, poi c'è qualche domanda e apriamo la discussione, è che il fatto di vedere l'altro, che sia il genitore, che sia il bambino, che sia il collega, come un potenziale soggetto che poteva contagiarci un qualche cosa di, tra virgolette, terribile, ha condizionato anche molto i rapporti umani, i rapporti tra di noi, i rapporti con l'utenza, e questo forse è stato anche uno dei motivi per cui i bambini, le mamme sono andate e continuano ad andare meno in pronto soccorso. Se qualcuno vuole intervenire, prego. Allora, leggo la domanda di... No, questa l'abbiamo già fatta, no. Leggo la domanda... Sì, leggo la domanda di Osama, l'osservazione più che domanda. Credo che le sfide per la pediatria, non per il futuro, ma oggi, saranno lo stile di vita, problematiche neuropsichiatriche e le vaccinazioni. Queste ultime durante il periodo del lockdown sospese o comunque con riduzione dell'accesso al servizio. I genitori continuano ad avere molte difficoltà perché probabilmente la maggior parte delle risorse dei servizi di igiene pubblica è impegnata con la vaccinazione anti-Covid. Non so, Peppino, se vuoi rispondere tu. Sì, no, grazie, grazie Osama, grazie Maurizio. Sono delle considerazioni chiaramente pesanti, valutiamole per quello che vogliono significare. Io sono completamente d'accordo sia con te Maurizio che con le osservazioni di Osama. Noi dovremmo rifondare in parte l'igiene pubblica e dovremmo finalmente stabilire delle regole più universali per quanto riguarda il territorio e l'utenza, e per quanto riguarda i rapporti tra l'ospedale e il territorio. È un qualcosa di cui si parla da anni, ma questa emergenza ha messo a nudo tutte le falle della barca. Io, che sono un marinaio, posso dire che è molto facile navigare col mare forza zero, in regime di piatta, su un lago, ma se il mare diventa mosso seriamente e la barca non è adatta a navigare, la barca affonda. C'è qualcun altro che vuol fare qualche osservazione? Che spero che nel piano nazionale di prevenzione 2020-2025
si sottolinea l'importanza di riprendere, cioè di riniziare, di riorientare, dice, il sistema verso la promozione della salute. Questo vuol dire fare prevenzione, cioè ci siamo dimenticati che è necessario fare prevenzione se vogliamo che lo possiamo, e soprattutto le famiglie devono essere aiutate in questo senso, perché sappiamo benissimo che non è, fare una alimentazione adeguata, avere la possibilità di seguire il bambino, di farlo giocare, farle fare attività fisica, dipende dalla serenità della famiglia. Quindi è necessario la presa in carico della famiglia, e che deve essere aiutata sicuramente con dei e poi ci deve essere sicuramente, e speriamo, un riorientamento vero che porti veramente a mettere la prevenzione e la presa in carico del paziente come una delle priorità, che io mi auguro almeno che si riesca a fare questo. Bene, prima di passare la parola al mio co-moderatore per la chiusura di questa sessione, faccio solo un auspicio. Ringrazio innanzitutto l'organizzazione perché ci ha permesso di fare questo convegno online. L'auspicio ovviamente è di vederci al più presto in presenza, perché ovviamente il contatto umano, lo stare insieme durante queste riunioni, questi convegni, secondo me è una cosa imprescindibile per la nostra professione, per la nostra crescita. Bene, grazie Maurizio. Solo qualche minuto, giusto per concludere, prima di passare la parola al presidente Rossella, che chiuderà la giornata. Complimenti a tutti i relatori, delle relazioni veramente importanti che hanno messo a fuoco e hanno centrato degli obiettivi di mandato che erano veramente seri e davvero importanti. Sono immersi infatti dei concetti che, così sintetizzandoli, mi pare di capire che dobbiamo investire molto sulla famiglia, sulla scuola, sulla prevenzione e sulla comunicazione, sulla capillarizzazione di questi concetti base. Forse siamo stati distratti in quest'ultimo anno, tra virgolette distratti, perché impegnati in una grande emergenza. E come spesso succede, quando c'è l'emergenza si sposta l'attenzione su quelle che sono invece i cardini e le fondamenta di una, come diceva Peppino, se la barca non funziona si affonda, anche se si è bravi a navigare. Per cui credo che dobbiamo, sperando tutti che questa pandemia abbia termine, in ogni caso se non ha termine abbiamo imparato un po' a conoscerla, come diceva Maurizio, e stiamo mettendo un pochettino dei paletti anche comportamentali e assistenziali, in maniera tale da poterci concentrare anche sulla programmazione, sulla prevenzione, sull'educazione sanitaria, che sono dei concetti importantissimi e fondamentali per non fallire alla lunga e per non estinguerci, come abbiamo visto, sulla denatalità e sulle problematiche varie. Bene, complimenti ancora. Io passo la parola a Rossella per la conclusione. Grazie a tutti e arrivederci. Allora, comincio dal rifarmi ad alcuni degli spunti che ci ha dato Peppino nell'ultima relazione. Noi abbiamo vissuto la prima fase della pandemia da Covid-19, forse, come ha ben detto Maurizio, più con paura che con reale comprensione, giustificati dalla scarsità di notizie di quello che era la maniera giusta per gestire questo problema. Poi pian piano abbiamo capito come fare, abbiamo comunicato. A proposito di Miss C e a proposito delle problematiche che Peppino sottolineava, il gestire una patologia acuta per il quale l'intervento in tempi rapidi e una diagnosi precoce vuol dire anche una prognosi favorevole, e quanto nella nostra regione ancora ci sia da costruire in termini di accesso alla terapia intensiva, non per i bambini, per i neonati questo è possibile, il professor Fanos nell'esempio e i suoi risultati lo dicono, quanto sia importante appunto la presenza nella nostra regione della possibilità di trattare
anche i pazienti critici. Da questo punto di vista volevo dire che peraltro la Società Italiana di Pediatria sta cercando di mappare in qualche maniera di dare evidenza dei centri che nel territorio nazionale si occupano di bambini affetti da MSC. Ma al di là di questo e al di là di ringraziare tutti quelli che sono i partecipanti a questa giornata, che sono l'espressione, e mi associo al ringraziamento che Pipino ha fatto a tutti i pediatri sardi, sono espressione della pediatria universitaria. Non lo abbiamo detto, ma il professor Fanos dirige la scuola di specializzazione in pediatria dell'Università di Cagliari e della Sardegna, e quindi l'importanza che in questo anno ha avuto continuare a fare formazione e continuare a fare ricerca, che è una delle principali forze della pediatria italiana. Quanto è stato importante che i pediatri ospedalieri, e ne siamo espressione, abbiano continuato a presidiare l'assistenza e la cura dei bambini critici e dei bambini con patologie complesse. E Osama ci ha ricordato con i suoi interventi e con le sue domande quanto sia stato importante che i pediatri nel territorio abbiano continuato a custodire lo stato di benessere dei nostri neonati, bambini, adolescenti, a farsi interlocutori con servizi di igiene, strutture del territorio, scuola, che come abbiamo visto molto spesso fanno fatica a lavorare in rete. Da qui forse io non vorrei copiare Villani che dice non come prima, forse l'unica cosa che, sul quale possiamo riflettere e dal quale possiamo partire per lavorare è dire forse se questo anno di difficoltà ci insegna qualcosa è che forse possiamo sfrondare alcune delle cose che facciamo, alcune delle prassi alle quali siamo abituati, e invece indirizzare la nostra attenzione e i nostri sforzi su alcuni ambiti importanti dell'assistenza pediatrica. E tutti noi che abbiamo partecipato stamattina a questa riunione li conosciamo bene, sui quali lavorare insieme, in rete, in maniera efficace al fine di migliorare la cura, l'assistenza, il benessere dei nostri neonati, dei nostri bambini e dei nostri adolescenti. Quindi mi sento di ringraziarvi tutti per l'impegno condiviso, e come ha detto Maurizio, mi auguro che nei prossimi mesi ci possiamo vedere dal vivo e discutere di tutto questo in una maniera a noi più nota e più piacevole. Grazie a tutti.